Buongiorno a tutte ragazze, ben ritrovate nel mio canale. Allora, ce l'ho fatta questa settimana, mercoledì, come tutte le mie colleghe che fanno questo video, la costanza della settimana, ovvero l'uso consapevole del nostro make-up. Quindi vi mostrerò i prodotti che ho più utilizzato in questa settimana, sia perché comunque mi piacciono, sia perché comunque qualcosina va smaltita. Saluto chiaramente le mie colleghe, Alessandra, Alessia, Elisa, Valentina, Gemma, insomma tutte quelle coloro che fanno il video, insomma, come il mio. Metterò sicuramente il nome dei canali, ragazze, ancora non riesco a linkare, questo insomma mi dispiace tantissimo, perché veramente le mie colleghe meritano, ma sono sicura che le conoscerete tutte. Elisa è Lemkova, Alessandra, la mia compaesana sarda come me, De Gilmore Adit, Valentina Vax, insomma Vax la conosciamo tutti, e comunque siete tutte invitate a fare questo video, che ha sempre un gran bel successo. Allora, iniziamo subito dalla base. Allora, ho alternato due fondotinta, principalmente perché li devo terminare, poi spero che, insomma, vorrò provare qualcosa, forse qualcosa di bio, adesso vediamo. Il primo lo conoscete già, insomma, non mi dilungo ancora. Il Dream Matte in Mousse della Maybelline, mi piace tantissimo, veramente lo sto scavando fino all'ultima goccia, mi piace tanto, sapete che lo adoro. La colorazione credo sia la più chiara, adesso non so perché si è cancellato tutto, comunque era sicuramente una delle più chiare. Mi ci trovo molto bene, se lo dovessi ritrovare, secondo me è un valido prodotto per chi come me ha la pelle grassa. Poi altro fondotinta che sapete mi piace tanto, l'avete visto in azione nel Get Ready With Me fatto due video fa, è sempre della Maybelline Dream Satin Fluido. Sicuramente questo meno indicato a chi ha la pelle mista, perché comunque essendo un fluido molto molto luminoso tende comunque a, insomma, il viso non rimane opaco per tanto tempo, quindi vi consiglio, anche se lo adoro, di mettere insomma un po' di cipria, di fissare bene il tutto nella zona T. Comunque questo mi piace tanto, l'ho alternato all'altro. Altro in mousse che devo terminare è quello della Essence, il Soft Touch Mousse, il numero Ivory, numero, insomma, quello più chiaro. Anche questo super utilizzato, ce l'ho da tanto, questo lo devo smaltire perché ce l'ho veramente da un po', non ha cambiato nessun, nella texture, nella profumazione, nella coprenza, mi piace molto, sicuramente costa meno di quello della Maybelline e credo dovrebbe esserci ancora in commercio, quindi insomma questo ve lo consiglio, soprattutto se avete la pelle mista come la mia. Poi cipria è lo stesso, la conoscete tutti, la mia Catrice Prime and Fine. Una mia iscritta mi ha chiesto dove io trovassi, allora, nella mia città vicino a Cagliari, no, non c'è la Coin, non c'è, però credo si trovi la Coin a Cagliari, credo si possa trovare lì tranquillamente la Catrice, anche perché io questa non l'ho comprata io, me l'hanno regalata, quindi non, insomma, comunque in Sardegna, nella mia zona, credo che a Cagliari da qualche parte si trovino assolutamente, e credo anche in via Manno in qualche negozio, adesso non sono sicura. Comunque sapete che l'adoro, una cipria in polvere traslucida, è una delle mie preferite, fantastica, ce n'è tanto tanto prodotto perché ne basta veramente poco. New Entry, come sapete già, è la All About Matte della Essence, cipria compatta, sicuramente più comoda da portare in borsetta dell'altra. È stato un regalo di Gemma, che ringrazio ancora, cui mando un bacio. Mi ci trovo veramente veramente bene, chiaramente l'ho utilizzata, la sto utilizzando meno, però mi piace veramente tanto e ve la consiglio, anche perché sicuramente ha un prezzo basso per la qualità del prodotto, che secondo me è molto alta. Poi, sopracciglia, vabbè, sopracciglia ragazze, sapete bene, il mio amore per la Manga Brows è la matita della Essence, che come al solito, le matite delle sopracciglia io non so mai
Eccola la tazza, eccola qua, la Manga Brows, insomma l'alterno alla, a quella della Essence. Sapete che mi piacciono tutti e due, questa è leggermente più chiara, ovviamente leggermente più morbida, però sapete benissimo che mi trovo benissimo anche con questa. Un ottimo sfumino, mi piace molto molto di più che sia corto, perché riesce comunque a lavorare bene il prodotto anche insomma nei punti un po' più critici, quindi questa ve la consiglio. Sul sito di Neve insomma ci sono tre colorazioni, mi piace tanto. L'altra è quella della Essence che vi ho mostrato nel video precedente, insomma le ho alternate. Non mi dilungo tanto perché vi parlo spesso di queste matite. Correttori, sto terminando, insomma voi sapete che utilizzo i campioncini di fondotinta che mi danno in profumeria, che sono scuri, per usarli appunto come fondotinta, quindi li uso come correttore appunto per le occhiaie. Sono aranciati, insomma io li utilizzo così per non buttarli, per smaltirli, perché ne ho tanti. Altro che adoro è quello della Yves Rocher, veramente coprente, si lavora benissimo, mi sono trovata veramente veramente bene. L'avevo comprato, l'avevo messo un po' da parte, poi l'ho riscoperto e lo sto utilizzando perché mi piace tanto. Altro che vi ho mostrato più volte è il cover stick appunto della NYX. Sapete che questi li trovate, sono dei prodotti low cost, li trovate io li trovo a sapone e profumi, ma credo ci siano anche da acqua e sapone. Questo è chiaro, lo uso per illuminare. Sicuramente va lavorato subito, perché poi non dico che sia secchissimo, anzi per essere un correttore in stick, ve l'ho già detto, molto molto insomma facile da stendere. Mi piace tantissimo perché dà veramente una luminosità fantastica e poi dura tanto, quindi insomma 4 euro, fantastico. Questo è il numero 781 light, credo sia il più chiaro. Allora, mascara, sto terminando questo, il Lashes Go Wild, che sinceramente all'inizio mi piaceva tanto. Lo scovolino insomma è a 5 palline, insomma lo scovolino è anche valido. Il problema è che il prodotto si è seccato subito e quindi comunque è difficile. Credo che continuerò, cioè lo finirò, perché comunque è giusto che sia così, non voglio buttare nulla. E poi laverò lo scovolino e lo utilizzerò con un altro mascara, perché lo scovolino mi piace molto molto valido. Altro mascara di cui vi sentite ovviamente parlare tantissimo è la Love Extreme. Questo lo utilizzo tantissimo quando voglio in fretta delle ciglione belle belle belle, uso questo. Altro mascara di cui si è parlato veramente veramente tanto qua sul tubo è il mascara della Maybelline, credo sia della Maybelline perché me l'hanno regalato un'amica che non... sì, della Maybelline, un'amica che non si è trovata bene. Allora, anche Federica lui ne ha parlato, appunto ha due scovolini, uno grande per le ciglia superiori e un altro più piccolo per le ciglia inferiori. Allora, mi ci trovo bene così così, leggermente secco e non mi piace. Sicuramente lo scovolino per le ciglia inferiori è molto molto utile, quello è veramente un'idea che mi piace, però considerando che il mascara in questione si chiama Big Eyes, io mi aspettavo delle ciglia fantastiche, questo non è successo, anzi devi lavorarlo bene. La secchezza del prodotto poi alla fine dà quell'effetto ragno che a volte piace, a volte non piace. Lo utilizzo spesso la mattina quando insomma voglio un effetto naturale, non voglio appesantire le ciglia, però insomma non è tutta questa novità di ciglia Big Eyes, no, assolutamente, a meno per quanto mi riguarda non è così, però lo smaltiremo. Quindi primer, il solito primer della Essence, l'adorato primer, la Low Stage, sapete che mi trovo bene, sapete che è low cost, insomma alla fine i primer, cioè
Dobbiamo ricordarci che sono comunque siliconi, paraffine, via dicendo, ma il prodotto è quello. Non lo uso tutti i giorni perché se devo uscire un paio d'ore, no, preferisco fare una base con un ombretto. Allora, parliamo appunto degli ombretti. Sapete che non ve le faccio rivedere, le palette che sto utilizzando sono la Makeup Delight di Neve Cosmetics, featuring Giuliana, la Pop Art numero 4 di Pupa e la Dark Hero numero 1. Non ve le faccio vedere perché ve le ho fatto vedere veramente milioni di volte. Comunque le palette che utilizzo, che ho utilizzato prettamente sono state quelle, però ho utilizzato anche degli ombretti mono. Il primo è un infallible della L'Oreal, è un tester, questo mi è stato regalato, del numero 33 Tender Caramel. Questo io lo utilizzo chiaramente come quando devo fare una base luminosa, sono fantastici questi prodotti. Questo è un beige, un beige caldo bellissimo che a me piace usare con il blu perché secondo me ci sta benissimo. Questi sono fantastici, sicuramente ne acquisterò qualcun altro. Questo è stato un regalo di una mia amica che lavorava in profumeria. Altro ombretto che ho utilizzato, ve lo sapete, il Camaleonte di Neve Cosmetics. Ho fatto il Get Ready With Me usando solo questo, quindi insomma vi rimando a quel video dove lo vedete all'opera. Lo sto adorando, voi lo sapete. Idem, un altro della Neve Cosmetics che è cioccolato, un marrone caldo fantastico che veramente io vi consiglio perché nonostante la jar sia quella piccola da 7 grammi, vi dura tantissimo perché ne basta una puntina. È veramente pigmentatissimo, marrone caldo che adoro. Altro prodottino mono sono gli Essence 3D ed è appunto il numero 9. Ed è un marrone bronzo e anche questo un beige. Molto molto belli, una grande pigmentazione. Questo mi ero proprio dimenticata di averlo, eccoli qua. Hanno una buonissima scrivenza. Io ci metto chiaramente sempre sotto una base, però insomma, per essere prodotti in low cost è ovvio che ve li consiglio perché sono molto molto buoni. Ultimo, ma non ultimo perché lo adoro e lo sapete, è il numero 190 della Catrice, un bel blu pavone o petrolio. Il numero 190, appunto. Bellissimo, ragazze. Questo è assolutamente il colore. Una pigmentazione favolosa, ragazze. L'ho appena sfiorato, non vi rendete conto. Un colore fantastico. Questo mi è stato regalato da mia sorella e mi piace veramente, veramente tanto. Ne ho altri due di questi mono. Ripeto, non so il prezzo, ma sapete che anche la Catrice non ha prezzi elevatissimi. Ma questi veramente valgono, valgono tanto perché sono fantastici. Anche il verde che ho è bellissimo. Poi, Matite Occhi, la mia Master Drama adorata ormai, quella nera, me ne ha fatto la testa così, è una delle mie preferite. E poi una Vibrant Eye Pencil della Kiko, la 602, un bel marrone caldo. Questa la utilizzo la mattina, guardate la scrivenza, la sfumo perché comunque sono molto molto sfumabili, quindi la uso anche come base. Mi piace molto perché è un marrone caldo con dei riflessi dorati e mi piace molto usarla la mattina. La sera magari la uso come base, quindi usata, usatissima questa settimana. Con gli occhi abbiamo finito, finito, finito. Poi blush, il mio adorato blush della Humica Parfum, questo fantastico color malva, bellissimo. Sapete che lo sto adorando e lo sto utilizzando prettamente la sera, ma dosato bene anche la mattina. E poi il True Colors of Plum dell'Avon, che è comunque un rosa antico che ha anch'esso una punta di malva, ma meno dell'altro. Lo devo smaltire perché ce l'ho da un po' di tempo. E poi questi ultimi 2 giorni, 3 giorni, ho usato il nuovo della Essence di cui vi ho parlato nel mese. Sì, buonanotte, del video precedente a questo, che è il blush up della nuova collezione permanente della Essence. Labbra, labbra, labbra. Sapete che io adoro il fucsia. E infatti
I tre prodotti utilizzati sono anche quello che indosso oggi ed è il Fuchsia 030 della Revlon, quelli col packaging nero. Bellissimo questo packaging, lo adoro perché nonostante sia molto 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 morbido ha una durata buona, nonostante sia confortevole, non sia matte, quindi non mi secca le labbra. Io la utilizzo ovviamente con un'altra matita strautilizzata e stramata, la sfilata di neve. Insieme io lo metto sotto, contorno le labbra e sono fantastiche. Ve la mostro da vicino, sono veramente, veramente... Scusate, vi faccio conoscere la mia poltrona, eccola qua. E anche il soffitto. E ragazzi, sto tablet, mamma mia. Vedo l'ora di avere la mia videocamera. Quindi, questa, ovviamente, usata, strausata, la vedrete sicuramente perché l'adoro. Altro, questa volta un rosso, sempre della Kate, che io adoro, è il numero 010 della linea, quella non matte, con insomma il packaging nero. Profumo inebriante, scrivenza fantastica, questo è un rosso che ha una punta di freddo ma non freddissimo, hanno una durata bellissima, hanno abbassato i prezzi perché li ho visti anche a 5 euro qualcosa, quindi su ASOS li trovate sicuramente, sapete che su ASOS le spese di spedizione sono gratis, quindi insomma ne approfittatene perché questi sono ottimi, sia questi che quelli matte, lo sapete. Appunto questo è il rosso che ho usato questa settimana. Altro rossetto, ormai ve lo farò vedere sempre finché lo finirò, purtroppo, è il 160, indovinate un po', strausato anche lui, strausato anche di mattina, come potete vedere. Insomma, è usato abbastanza ed è appunto il 160 della Maybelline Superstay 14 ore. Fantastico, sapete che ha una durata estrema, io lo stra adoro e ve li consiglio tutti. C'è un rosso che sto corteggiando da un po', ma credo che veramente andrò a prendere. Prezzo dipende. Nelle profumerie ci sono volte in offerta, io l'ho preso in un supermercato, l'ho pagato intorno agli 8 euro, insomma, ma veramente, veramente vale perché dura tutta la sera. Niente ragazze, questi erano i prodottini che io ho utilizzato questa settimana, sono, insomma, non sono pochissimi, sono tantissimi, devo smaltirne perché ne ho e mi sono imposta assolutamente di non comprare altre cose prima di finirle, perché è giusto che sia così, altrimenti certe, insomma, non vorrei buttarle. Alla fine questa tipologia di video ci serve anche proprio per questo. Vi mando un bacio a tutte le nuove iscritte, grazie veramente di cuore, ci vediamo la prossima settimana, saluto tutte le mie colleghe e un abbraccio al prossimo video, ciao ragazze.